Non un semplice convegno per festeggiare la donna, ma un'occasione importante e concreta per inviare un messaggio scientifico sui giusti comportamenti da mettere in atto per prevenire la sindrome metabolica. È stato questo l'obiettivo del convegno organizzato dal Comune di Ascoli Piceno e dalla dottoressa Gilda Nardi nella settimana della Festa della Donna. Davanti ad una platea assai nutrita, le relatrici, tutte donne, hanno parlato dei giusti comportamenti da tenere a tavola e nella vita per prevenire la sindrome metabolica. La sindrome polimetabolica che ingloba vari rischi e varie patologie tipo diabete, ipertensione, obesità. E quindi nella donna in età diciamo più avanzata pone grossi problemi, grossi rischi per l'apparato cardiovascolare. Tanto è vero che un franco sovrappeso diminuisce di 12 anni la sua sopravvivenza rispetto a una persona normopeso. E quindi modificare il modo di mangiare, la quantità, la qualità dei cibi, e che non esiste un cibo che faccia male o da eliminare o proibito, la moderazione nell'utilizzo del sale da cucina, l'aumento invece dell'attività fisica nel senso della quotidianità e della frequenza, senza dover ricorrere alle palestre, fanno sì che il grasso viscerale, proprio tipico della sindrome metabolica, possa diminuire e possa dare una lunga vita alle pazienti che ne sono affette. L'evento è stato allietato dalla musica della violinista Patrizia Pangrazzi, note raffinate e suggestive per celebrare al meglio l'altra metà del cielo.